Cambiano gli assetti in Consiglio regionale con la presentazione del nuovo gruppo Italia Viva, composto da due consiglieri ex PD, Titta Meucci e Stefano Scaramelli. Come voi sapete, io sono stata l'assessora urbanistica di Matteo Renzi e abbiamo sempre mantenuto, anche se a distanza, un rapporto di fiducia e di rispetto. E poi perché in effetti lui porta avanti dei temi che a me continuano a interessare. Quello che conta oggi è di fare 6 mesi una coalizione, di creare una coalizione strettissima, di lavorare insieme su quegli obiettivi che vengono da lontano, cioè vengono dai 4 anni di legislatura. Nonostante i due assicurino che il lavoro della maggioranza in Consiglio regionale non cambierà, in molti si chiedono quanto gli addii al PD di Scaramelli, che presiede la Commissione Sanità, e dell'assessore Stefania Saccardi possano determinare una nuova egemonia in tema di politica della salute, che è il principale capitolo di spesa e di investimento della regione, nonché il ruolo chiave dell'ente. Io credo che la sanità venga e debba essere valutate le persone che si impegnano in sanità rispetto ai risultati che hanno raggiunto in questo periodo, in questi anni, e sulla qualità dei servizi che vengono fatti ai cittadini. Quindi non si possono fare questioni di rivendicazione politica. Inoltre, con le elezioni regionali alle porte, il neonato gruppo renziano influirà anche sulla scelta del candidato governatore. Senza perdere tempo, dunque, l'uscente Enrico Rossi ha parlato della necessità di un cambio di passo, aprendo la possibilità di candidare una donna, e quindi non Eugenio Giani, anche oltre i nomi già fatti, e quindi non Bonafè. Ma anche su questo i consiglieri di Italia Viva hanno le idee chiare. Quando si costituirà ovviamente la coalizione, credo che Italia Viva siederà al tavolo della maggioranza e discuterà insieme ai propri alleati e troverà una soluzione unitaria tutti insieme. È importante che sia Italia Viva perché oggi fondamentalmente nasce la coalizione politica e questo diventa un modello non solo per la Toscana ma per l'Italia. Siamo partiti da qui per raccontare Italia Viva in ordine cronologico, diciamo così, perché di ieri la notizia, la conferenza stampa appunto di Titta Meucci e di Stefano Scaramelli, che hanno costituito il nuovo gruppo in regione per Italia Viva. Siamo partiti da qui, ma parleremo anche e soprattutto del futuro delle regionali del 2020 con due graditi ospiti: Stefano Fabbri, che è un collega giornalista che saluto e ringrazio. Ciao, buonasera, Stefano. Grazie a tutti. E buonasera e benvenuto a Edoardo Fanucci, appunto membro di Italia Viva. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, parto da te, Stefano. No, insomma, nella scheda si metteva in ordine un po' quelle che sono anche i timori da una parte, ma dall'altra, come dire, le prospettive di questo nuovo gruppo regionale, che poi ambisce a essere anche qualcosa di più. Da dove vogliamo partire? Partiamo forse da un'affiliazione che arriva giorno dopo giorno, diciamo. Forse c'è anche un po' di strategia in questo, cioè ogni giorno, l'ultimo è di Gregorio De Falco, che dice, insomma, lui ha smentito, ma pare essere vicino a Italia Viva, è uno stillicidio lento che poi in qualche modo aiuta anche a dimostrare un partito, quello Italia Viva, che raccoglie consensi e convince ogni giorno di più, è così? No, che ci sia una strategia è fuori dubbio, probabilmente è una strategia misurata su dei tempi dettati da Matteo Renzi, ex rottamatore, ora fondatore invece di un nuovo partito, con la prospettiva probabilmente di elezioni generali politiche dopo il 2022, cioè il 2023. Bisogna vedere se questo tipo, diciamo, di processo, che tu chiami stillicidio, e che probabilmente il Partito Democratico vive, e non solo il PD vive in questo modo, riuscirà a tenere il ritmo di questo progetto. Per quanto riguarda la Toscana, devo dire che gli arrivi erano in qualche modo annunciati, forse anzi ce n'è qualcuno che poteva essere immaginato ma che non c'è stato. Ieri l'iniziativa del sindaco di Firenze Nardella di pretendere parole chiare dai suoi membri di giunta, dicendo: beh, dite loro se volete andare in Italia Viva oppure no. Quindi è chiaro che si tratta, insomma, di un processo che sicuramente sarà destinato a incidere non soltanto sulla coalizione, sulla formazione anche del leadership per le regionali del 2020, ma io ascoltavo per esempio la scheda e mi immaginavo il volto di Enrico Rossi quando ho sentito dire sia i due esponenti passati Italia Viva: nasce oggi una coalizione, nasce oggi una maggioranza. Insomma, probabilmente non so fino a che punto gli sarà stato gradito, no? Sapere che c'era una nascita, diciamo, che lui non, probabilmente non si aspettava.
Anche se poi, come dire, anche lui ha fatto parte di, di un'alleanza che non era inizialmente quella era stata votata, no? Poi uscendo, ma rimanendo, diciamo, in una compagine governativa unica insieme al Partito Democratico. Insomma, questo in 5 anni di regione ne abbiamo visto un po' tutti i colori in questo senso. Quelle che si vedono in 5 anni. Esatto, esatto. Ormai i tempi della politica sono sempre più rapidi. Fannucci, faccio un passo, diciamo così, di lato per ampliare un po' il discorso. Ieri sera il segretario del Partito Democratico, Zingaretti, ha usato in televisione, alla 7, ha usato parole pesanti nei confronti di Matteo Renzi, ha detto insomma si sta insieme, si lavora insieme, se da alleati non si può governare insieme da nemici, quando si governa insieme da nemici c'è un prevalere di interessi particolari che danneggia la qualità del lavoro del governo e su questo non siamo disponibili. Come la legge lei, insomma, c'è effettivamente, soprattutto sui temi della manovra economica, un continuo, come dire, rimpallo soprattutto su determinati temi, rilancio, diciamo così, meglio da parte di Italia Viva nei confronti di una manovra economica, pur stando in una compagine di governo, appunto, si immagina dovrebbe durare, almeno secondo me sono chi l'ha sottoscritta, no? Nel Partito Democratico si continua ad attaccare il Matteo sbagliato, gli errori del passato si ripetono e questo non ci fa piacere. Noi abbiamo posto degli obiettivi chiari in questa manovra, no alle tasse ingiuste, no all'aumento della pressione fiscale. È il motivo per cui è nato questo governo, ricordiamolo, per evitare l'aumento dell'IVA e per mettere in sicurezza il paese di fronte a chi sosteneva di evocare a sé pieni poteri, ritornando a politiche del passato che poco bene hanno fatto al nostro paese. E quindi quello è il motivo per cui è nato il governo. Noi siamo assolutamente coerenti con il nostro obiettivo che ci ha sempre caratterizzato. La riduzione della pressione fiscale è un tema identitario di Italia Viva e quindi non possiamo certo accettare né tollerare che si aumentino si aumentino le tasse, si introducano nuovi balzelli, si creino grandi problemi alle partite IVA con una nuova e ostile burocrazia. Quindi non c'è niente di male nel nostro agire nel merito della manovra, perché da un lato ci confrontiamo nel merito chiedendo di non aumentare le tasse, di eliminare quelle scomode tasse ingiuste che, come la tassa sulla plastica, mi sembra ci siano già dei passi indietro, così come la tassa sullo zucchero o altri micro balzelli che veramente sono iniqui e ingiusti, almeno così li riteniamo noi. In più leggo, e così entro nel vivo anche della quella che è la politica toscana, che stamattina Enrico Rossi in una intervista a La Verità parla della patrimoniale, non mi scandalizza, come una sorta di apertura alla patrimoniale. Non ci siamo, ecco, mettiamo subito le carte in tavola e per essere chiari rispetto anche a Italia Viva quello che sarà il suo progetto per la Toscana. Noi alla patrimoniale no, sì alla riduzione della pressione fiscale, senza se e senza ma, a partire anche dall'IRAP che in Toscana si può e si deve abbassare, a partire dalle tasse che la Regione Toscana ha la possibilità di poter ridurre, le agevolazioni che dovremo inserire nelle prossime finanziarie. Questo è il motivo per cui nasce Italia Viva, non nasce per una politica personale ma per una politica nazionale di largo respiro. Senti Stefano, la domanda è questa, poi ne parleremo anche in chiave toscana, ma c'è il rischio, insomma, Zingaretti mi pare uno che rischi di trovarsi un po' alle strette, no? Aveva fatto un governo a 3, è diventato il giorno stesso praticamente un governo a 4, si trova un po' tra il fuoco incrociato, il Movimento 5 Stelle, l'Italia Viva anche su questo tema della legge di bilancio, che cosa può fare? Cioè, c'è il rischio poi a un certo punto a tirare troppo la corda, come dire, si possa rompere? Sì, ma l'ipotesi, cioè, diciamo, io penso questo, che Zingaretti non abbia mai rinunciato, diciamo, al sogno elettorale che aveva nell'agosto scorso. Ha fatto buon viso a cattivo gioco, è stato al gioco, diciamo, di una nuova coalizione completamente e diametralmente opposta a quella precedente, che ha sostenuto e sta sostenendo, seppure con qualche smagliatura, il Conte 2. Quindi penso che comunque, ecco, il tipo di tensioni che ci sono nella maggioranza probabilmente non saranno, non lasceranno indenne anche il Partito Democratico, e potrebbe essere tentato anche da una prova elettorale che magari lo premierebbe, anche in cambio probabilmente di un qualche anno di governo che sembra ineluttabile guidato da Salvini. Poi è vero che è alle strette, d'altra parte prima Fannucci diceva si continua ad attaccare il Matteo sbagliato, questo è probabile, però è anche difficile che il Matteo giusto, intendendo per questo Renzi, non venga attaccato
dal Partito Democratico, immagino io, faccio l'avvocato del diavolo in questo caso, laddove per esempio alla Leopolda un'uscita di Maria Elena Boschi bolla il PD come partito delle tasse, dove ieri nella sua newsletter Matteo Renzi dice che Italia Viva è no tax, no? In maniera molto, che è anche giusto, ed è una cosa, le tasse non fanno mai piacere a nessuno, è abbastanza facile insomma dire che bisogna ridurre la pressione fiscale, poi è anche abbastanza facile richiedere che i servizi funzionino, quindi questo magari è un poco più complicato. È difficile resistere, diciamo, a attaccare il Matteo giusto quando poi ci sono delle cose anche abbastanza umoristiche. Stavo pensando ad esempio alla vicenda di Taranto, dell'Ilva, dove per esempio la pur simpatica Maria Teresa Bellanova si è lasciata sfuggire un tweet straordinario, ha detto il governo deve intervenire, il governo è lei, certo. Cioè non è che sia da un'altra parte, cioè c'è questa, diciamo, terzietà che capisco, insomma, fa parte della competizione elettorale, ma che probabilmente potrebbe non premiare il progetto di Italia Viva se ci sarà ancora questo tipo di tensione, che è necessario per far capire qual è la novità di questa nuova formazione politica, ma che rischia di entrare in una collisione che probabilmente, se dovesse esserci una prova elettorale, non parlo della Toscana, dove insomma Renzi è nato e si è sviluppato, ma potrebbe forse non essere premiale. Ecco, per... Vorrei rispondere a Fanucci su questo, su qualcosa, se no passiamo anche alla Toscana, perché poi alla fine, come diceva Fabri, la contesa c'è ed è qui, e qui forse è dove, come dire, Italia Viva può fare la prova di forza maggiore, diciamo, i numeri evidentemente sono più forti, i sondaggi comunque lo danno come un partito in crescita, qui probabilmente si aggira, Stefano, intorno al 10%. Io penso sia a doppia cifra, ecco. Sicuramente. A penso doppia cifra? Sì, in Toscana penso di sì, assolutamente. Evidentemente Fanucci è un po' il banco di prova fondamentale anche per confrontarsi con l'elettorato, anche se, come dicevamo, appunto qui c'è l'elettorato principe, diciamo così, di Italia Viva. Sicuramente in Toscana abbiamo un'attenzione più forte rispetto che in altri luoghi, siamo nati qui abbiamo il nostro evento che ci ha sempre caratterizzato, che è la Leopolda, e qui chiaramente ci impegniamo in prima persona su quello che è la contesa elettorale rispetto anche a quello che avevamo detto all'inizio, quindi correremo per le regionali, correremo con la lista Italia Viva, e quindi le responsabilità aumentano, no? Quindi quando aumentano le responsabilità dobbiamo anche avere le idee chiare su dove vogliamo andare e che tipo di elettorato vogliamo raccogliere. Su questo mi permetto di rispondere a quanto detto prima. Noi non dobbiamo pensare che Italia Viva nasca per andare a togliere i voti del PD. Noi abbiamo costruito Italia Viva per andare oltre il PD. Le politiche contro qualcuno, contro qualcosa, non portano a niente. Dobbiamo fare le politiche per qualcosa, no? E dove si fanno? Si fanno le politiche per andare oltre il perimetro tradizionale della nostra casa d'origine, di alcuni di noi, perché poi è una casa di origine che è sfumata. Deve essere un'iniziativa inclusiva, deve rivolgersi ai moderati, deve essere una casa che vuole rappresentare qualcosa e qualcuno. Sono molto chiaro su questo. Noi non vogliamo rappresentare tutti, noi vogliamo dire Italia Viva è il partito che vuole ridurre la pressione fiscale, Italia Viva è il partito che tra l'assistenzialismo e il lavoro mette al centro il lavoro, Italia Viva è il partito che tra Europa sì e Europa no è per l'Europa, senza se e senza ma. Tra chi vuole far morire le persone in mare e chi le salva, è dalla parte di chi le salva queste persone in mare. Quindi anche su temi onestamente scomodi, noi vogliamo dire la nostra, nell'idea che rappresentare tutti vuol dire non rappresentare nessuno, evitare le sfumature, pensando che tra quel grillismo manettaro, giustizialista e la Lega che ormai rappresenta una destra-destra, nel mezzo ci possa essere qualcos'altro. Il buonsenso fatto delle persone che hanno voglia di mettersi in gioco. Quindi ecco l'idea di costruire una casa inclusiva che si possa rivolgere alle persone che hanno voglia di dare una mano. Senta, ma tra i tutti, mi direbbero se mi sentissero citare, ma tra i tutti rappresentereste anche da una parte Gregorio De Falco e dall'altra Mara Carfagna, perché poi in tutti ci stanno anche questi nomi qui, no? Ma al di là dei nomi, a noi interessano le idee. Se, citando quei nomi, volessero condividere con noi un nostro programma chiaro e indirizzato rispetto a questi temi, le porte sono aperte, perché se noi pensiamo di guardare soltanto da dove siamo venuti, allora non ha avuto senso nascere. Dobbiamo fare come quello che decide di andare via dalla casa dei genitori, la rispetta, ringrazia, nutre affetto e una vicinanza che resterà sempre tale nei confronti della famiglia d'origine, ma fa un passo oltre, si emancipa, va oltre, si emancipa e va avanti. È così, Stefano, insomma,
dove si pone? C'è un arco, come dire, elettorale dove si pone Italia Viva oppure è livido? Ma sicuramente c'è il tipo di, almeno di volontà di occupare uno spazio, come dicevo, è ovvio, questo non c'è dubbio. Ho qualche dubbio per esempio su questo fatto, cioè, sto pensando ad esempio alla Toscana, no? Proprio. Il fatto di andare a prendersi voti, e questo è più che giusto, cioè è un ABC della politica, i voti non è che ci si rubano tra alleati, ma si cerca di andare a prenderli laddove, certo, ci sono degli avversari di primo grado. E questa è una cosa che Renzi mi sembra abbia perseguito fin dall'ora primissima. Io ricordo un suo discorso, mi pare a Torino, in occasione delle primarie, non ricordo se la prima o la seconda tornata, nel quale dette uno scossone dicendo: guardate, io voglio andare a prendermi i voti del centrodestra, non voglio andare, sì, a prendere. E questo secondo me forse in buona parte lui ci è riuscito soprattutto in Toscana. Basta vedere per esempio non tanto la performance della Lega, ma la diminuzione fortissima percentuale che ha avuto Forza Italia in Toscana. Oggi, certo, Forza Italia alle ultime, se vogliamo proiettare sulla regione i voti delle europee, Forza Italia è attorno al 6%, non è di più. Ecco, forse magari c'è da chiedersi se ormai quel tipo di elettorato in Toscana, ma forse anche altrove, non sia già stato eroso dalla proposta politica di Renzi, cioè già che ormai abbia, sia riuscito a prendere questa quota di moderati, come prima diceva, che possono fare la differenza. Non lo so, ecco, questa è una domanda più difficile forse a cui rispondere. Allora, le do subito la parola a Fanucci, ma qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo, parleremo in modo particolare di Toscana, candidati governatori, eccetera, eccetera. Restate con noi. Bentornati in studio. Allora, stiamo parlando di Italia Viva, soprattutto rispetto a quelle che saranno anche le mosse politiche, insomma, nei prossimi mesi in vista delle regionali in Toscana del 2020, con Stefano Fabbri, un caro amico giornalista, e con Edoardo Fanucci di Italia Viva. Aggiungo alla discussione, visto che ci eravamo lasciati sulla domanda di Fabbri, poi insomma, se questi voti dei moderati in Italia Viva siano già confluiti o eventualmente insomma, come fare a prendere, dove andare a prendere i voti, aggiungo su questo anche 30 secondi di Scaramelli, che ieri ha parlato proprio del bacino elettorale, diciamo così, a cui si riferisce in qualche modo Italia Viva. Sentiamo. No, è l'inizio di un'operazione. A questo punto noi, come ho detto, giochiamo in squadra, giochiamo all'attacco. Credo che ci siano dei partiti che giocano a centrocampo e fanno possesso palla, va bene, molte volte è importante tenere la palla a centrocampo, qualcuno che può giocare in difesa, chi importa, ma che in attacco, si vince facendo gol, e puoi fare gol solamente se vai a prendere dei voti nei moderati e strappare qualche voto agli avversari, perché un gol fatto in trasferta vale doppio, e noi siamo quegli attaccanti. Oggi si gioca con due attaccanti, ma insomma io sono convinto che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane avremo tanto turnover nell'attacco, perché tantissimi dirigenti a livello locale stanno arrivando, e quando poi siamo partiti, tutto stava a partire, insomma. Allora Fanucci, dove si vanno a prendere questi voti? Si vanno a prendere contando sulle proposte per raccoglierli, non pensando che ci siano dei cartelli elettorali da andare a conquistare con degli accordicchi o con delle simulazioni di voto che poi non premiano mai. Noi abbiamo l'idea di andare a conquistare i voti nel campo avverso, non nemico, nel campo avverso. Il campo avverso oggi è vero è fatto dai moderati, ma è fatto anche dai 5 Stelle. Noi abbiamo un'idea di Italia, di Toscana, che è alternativa a quella del Movimento 5 campo Stelle. Campo avverso sono alleati di governo è chiaro, però su questo lo dico chiaro. Cioè, un conto è fare un governo per mettere in sicurezza il paese, un governo istituzionale, perché l'alternativa è peggio rispetto a quello che può essere il campo amico, un accordo elettorale. Un altro conto è immaginare come Franceschini sostiene da tempo nel PD di fare un'alleanza unica e di creare in tutti i luoghi una vicinanza che poi diventa una roba identitaria, no? Noi rispetto a quella scelta
siamo alternativi rispetto alla scelta che hanno preso ad esempio in Umbria Movimento 5 Stelle e PD. Noi siamo un'altra cosa e rispetto a questa cosa ci vogliamo misurare. Pensiamo che gli elettori abbiano sempre ragione, quindi non è che c'è un elettore che ha ragione e uno che ha torto, c'è una proposta politica sbagliata e una proposta giusta. La nostra proposta politica probabilmente in passato ha prestato il fianco a non essere ben interpretata, oggi vogliamo correggerla essendo ancora più chiari. Le nostre battaglie identitarie non ci vogliamo sottrarre. Il leader carismatico c'è, è quello che in una squadra, diciamo, di calcio potremmo definire il centravanti. Non siamo la squadra del leader, siamo la squadra con un leader e questo leader ce lo teniamo stretto. Si chiama Matteo Renzi e crediamo che sia un valore aggiunto per Italia Viva, ma in generale per il Paese. Perché quelle politiche dei mille giorni del governo Renzi per noi hanno un valore e possono essere rimarcate e sottolineate per il futuro. Quindi non intendiamo guardare indietro, ma intendiamo guardare avanti. Come farlo in Toscana? Ad esempio rispetto al campo avverso, partendo dalle infrastrutture. Noi abbiamo quest'opera simbolica che è ormai diventata una cosa che si parla dovunque dell'aeroporto di Firenze. Per noi è una barzelletta, per noi dobbiamo risolverla e andare avanti, siamo per le infrastrutture e siamo perché questa opera possa essere uno slancio e un volano di sviluppo per tutto il territorio toscano. Quindi siamo sì per l'aeroporto, ma è sì a un'opera infrastrutturale importante. Per noi la decrescita, sia chiaro, è sempre infelice. La crescita felice viene dalle infrastrutture, dal sostegno all'economia, dal sostegno a chi investe. Chiaramente un investimento sostenibile è un investimento che vede la politica in accompagnamento e non in ostacolo a questo intervento. Su questo, Stefano, insomma, proprio un flash velocissimo, perché c'era stato quell'avvicinamento tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in regione sul tema delle infrastrutture, due mozioni votate vicendevolmente. L'aeroporto se ne erano dimenticati. Come mai? Poi, chissà come mai. Dimenticati. Però era un'anticamera, secondo te, di un avvicinamento o era qualcosa che è già sfumato? Ma questo probabilmente è sfumato, sai, ha ragione Fanucchi quando dice che tutto sommato l'aeroporto di Firenze, la questione dell'aeroporto di Firenze è una questione simbolica. E in questo c'è purtroppo anche il fatto che in 30 anni siamo molto attaccati, o le persone altre insomma, sono molto attaccate, non lo so, a questo simbolo più che a questa infrastruttura alla fine. E questo rischia di diventare una questione tra il simbolico e l'ideologico, il passo è brevissimo, insomma, quindi si rischia anche uno scontro non accorgendosi che magari le altre infrastrutture hanno fatto una corsa più veloce di quella che può essere quella dell'aereo. Per cui ancora, insomma, c'è sempre da ripensarci, però come dire, forse ci si è pensato fin troppo e rischia di essere uno degli argomenti che divide non soltanto il centro-sinistra ma anche il centro-destra, cioè, ricordiamoci che alle ultime amministrative c'erano posizioni diametralmente opposte all'interno dei due schieramenti sui problemi dell'aeroporto di Firenze. Sì, è più geolocalizzato, diciamo, su Prato. È un incrocio strano, appunto, può essere simbolico, può essere territoriale, può essere di mille motivi, insomma. Per quanto riguarda le regionali, ovviamente, al di là dei temi che poi sono il punto fondamentale, come giustamente ricordava Fanucci, c'è però poi anche la scelta in qualche modo del candidato. Il candidato governatore dell'Alleanza, su questo ha parlato anche Titta Meucci, altri 30 secondi, vediamo. Ora siamo un partito e dunque saremo consultati. Io sono stata già consultata come consigliera regionale, ho espresso la mia opinione, ho detto che appunto bisognava tenere presente, sono eletta a Firenze, quindi io penso che sia a Firenze che la cassaforte dei voti democratici è a Firenze, bisogna non indebolire e rafforzare l'area fiorentina, la provincia di Firenze. Ma questo... Italia Viva sosterrà comunque il candidato che verrà poi scelto, vediamo come. Vabbè, vediamo, cioè questo noi faremo le nostre valutazioni perché ancora il percorso, come sapete, è in divenire. Come va Stefano in questo senso? No, stavo pensando. Non va trovato a Firenze. No, ha ragione, magari ci sono molti motivi. Cioè, il fatto che l'ultimo presidente di regione fiorentino è stato Gianfranco Bartolini. Insomma, voi siete più giovani di me, indietro. Forse non ve lo ricordate neanche. No, bisogna andare indietro. Però, al di là di questo, però, che può essere una questione, appunto, prima se ne parlava degli aspetti territoriali, eccetera. Però ero abbastanza incuriosito da questa dichiarazione di Titta Meucci perché viene fatta da un importante esponente
esponente del movimento, il cui attuale leader ha, diciamo così, consacrato alla candidatura Eugenio Giani quando era nel PD. Non credo, non ho notizie, magari Fanucci è più aggiornato di me sicuramente, ma non ho notizie che ci sia stato, diciamo così, una retromarcia da parte di Renzi nei confronti dell'indicazione di Eugenio Giani. Quindi probabilmente direi che forse il candidato gradito a Italia Viva già lo potremmo... Per sillogismo lo potremmo capire. E così aggiungo anche questo, poi lasciamo rispondere Fanucci. Come dire, un po' di strategia politica, a noi giornalisti ci piace un po' ricostruirla. Potrebbe dire che se il partito di Renzi, Italia Viva, ha un 10% in Toscana, di fatto con quelle percentuali si esprime degli assessori importanti, ha anche un vicepresidente, insomma potrebbe, diciamo, ritrovarsi con il presidente Eugenio Giani, magari, insomma, che comunque è un buon candidato, vicino anche a Italia, a Matteo Renzi, e con un vicepresidente, insomma, a governare un po' la regione, diciamo. È uno scenario possibile, proporzionale, rende possibile questo e altro. Rende anche probabilmente, come dire, più difficile però farlo, perché appunto c'è, cioè, il fatto che Giani è già, diciamo, battezzato tra virgolette da un imprimatur di Renzi, quindi Zingaretti potrebbe difficile. In qualche modo un po' avversare Fanucci. Eugenio Giani è una persona che stimo, un caro amico, e una persona che personalmente potrebbe fare il governatore, a mio avviso, nel migliore dei modi. Questa è una evidente valutazione personale, non sono delegato alle consultazioni, non rappresento niente e nessuno se non il mio ruolo di consigliere comunale a Montecatini Terme. È chiaro però che riconoscere i meriti di una persona come Eugenio, che ha girato il territorio toscano in lungo e largo, e nel momento in cui la politica viene sentita lontana, Eugenio ha il merito di aver avvicinato gli amministratori anche dei piccoli comuni, le comunità, anche quelle più lontane rispetto al centro fiorentino, al cuore pulsante della regione. Titta diceva: deve essere di Firenze. Se fosse Eugenio, e non so se lo sarà, sarebbe un connubio tra i due elementi, perché veramente ha girato tutti i comuni toscani come mai era stato fatto prima, ha un contatto diretto e radicale, quasi viscerale, con la base del territorio toscano, e quindi è una persona che sicuramente, rispetto anche alla politica vista da lontano, fatta nei palazzi e con le poltrone, è una politica diversa. A me quella politica piace, non lo nego. Tuttavia è una valutazione assolutamente personale e va tenuto conto che c'è una coalizione, un percorso, un ragionamento da condividere con gli altri. Italia Viva è un partito che all'inizio, quando nasce, non nasce per la politica regionale, nasce con l'obiettivo nazionale e per candidarsi alle europee del 2024. Quindi è chiaro che questa scelta è una scelta che non è una priorità per il nostro essere, per il nostro cimentarci in questa avventura. Addirittura quando siamo nati abbiamo condiviso questa avventura nell'idea che le elezioni più vicine per il nostro impegno sarebbero state quelle del 2023. Quindi è chiaro che oggi probabilmente siamo chiamati a questo impegno perché abbiamo delle pressioni forti anche dalla nostra gente, da chi intendiamo rappresentare, ci chiede di scendere in campo, di metterci la faccia, e questo chiaramente non può prescindere da un dialogo con chi sarà il governatore in Toscana. Non solo io a doverlo dire, lo vedremo, lo valuteremo anche con il candidato. Chiaramente non vogliamo essere la ruota di scorta di nessuno. Io avrei dei dubbi se il candidato governatore immaginasse un rapporto stretto con i 5 Stelle, come dicevo prima. Quindi anche sui contenuti, prima che sui nomi, dobbiamo parlarne. Senta, ma e se fosse Simona Bonafè? Perché nella scheda dicevamo che Rossi, insomma, ha detto potrebbe essere anche alcun altro, però l'idea di una donna l'ha sposata in primis, insomma, una donna fiorentina d'adozione, diciamo così, di Scandicci, ma siamo lì, potrebbe essere. Vado forse fuori dal contesto di razionalità che piace oggi alla stampa o all'opinione pubblica. Per me è discriminatorio, al contrario, dire deve essere una donna, perché alla fine dovrà essere la persona giusta per guidare la regione. Se dovesse essere una donna, perché no? Cioè, però anche dover dire per forza deve essere una donna, quando magari non immaginiamo neanche il profilo che deve incarnare quel ruolo, penso sia un discrimine evidente e oggettivo. Allora, evitiamo di parlare di quote rosa, quote blu, quote giovani, parliamo del merito. Simona Bonafè è una persona, anche lì, che ho condiviso con lei gran parte del mio percorso personale e politico. L'ho sostenuta con convinzione per le politiche, per l'Europa, quindi ho fatto il suo nome, ho fatto fare il suo nome facendo la battaglia porta a porta nei mercati. Quindi come faccio io a esprimere una parola negativa nei confronti di Simona? Non sono la persona giusta, però
però oggi non fa più parte del mio partito. Lei ha espresso in più di un'occasione che il suo mandato è per rappresentare i cittadini toscani, non solo, in Europa. È all'inizio del suo mandato, farà le sue valutazioni, ecco, non sta a me ad esprimermi nel merito. Però ecco, sulla questione della donna, come una recente intervista di Valerio Fabiani dice, deve essere una donna per forza. Per forza non si fa neanche la scelta in Toscana. Stefano, lascio insomma a te un po' la chiusa, che tempi ci aspettano? Poi mi piaceva anche una riflessione breve, perché abbiamo veramente pochi secondi, sul Movimento 5 Stelle, no? Vincerà il patto di desistenza, qualcuno lo chiama così, poi sostanzialmente per non farsi male il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle in questo momento è in una confusione generale, cioè, per cui possiamo aspettarci credo un po' di tutto. Sulla Toscana direi che forse può un po' valere anche quello che avevamo detto prima per quanto riguarda Forza Italia, cioè le cifre raggiunte dal Movimento 5 Stelle in Toscana sono la metà o addirittura un terzo in alcuni casi rispetto a quelle raggiunte a livello nazionale, alle politiche e poi alle europee, quindi anche la diciamo, possibilità di eroderli, come diceva prima Fanucci, è sicuramente uno degli obiettivi che avrà il centro-sinistra, ma con qualche difficoltà. Quando arrivi all'osso, poi c'è l'osso, insomma, non è che ci sia, molto, molto di più, a meno di una scomparsa insomma, di una forza politica. Di sicuro direi che questa situazione di generale difficoltà, dovuta anche a questo passaggio repentino da un'alleanza all'altra, come dire, certo non ha aiutato. C'è magari, e qui bisognerebbe interpellare qualche esperto statistico e psicografo per capire qual è la natura del Movimento 5 Stelle in Toscana, che è sicuramente composita, ma che a mio avviso ha un'origine, ma lo si vede anche nei suoi rappresentanti in Consiglio regionale, ha un'origine che è quasi sempre di sinistra, insomma, quindi diciamo forse in questo senso l'obiettivo che lanciava Fanucci è più perseguibile che in altre aree. Però su questo posso essere una cosa velocissima, un flash. Cioè, noi dobbiamo interpretare il voto in Toscana nei 5 Stelle con un differenziale tra città metropolitana, dove effettivamente sono andati molto male anche alle ultime elezioni, e il resto della Toscana, dove invece hanno raccolto maggiori consensi. Lì li hanno raccolti, secondo me, perché l'economia nel resto della Toscana non va come a Firenze e dintorni. Allora è un voto di protesta, ma non contro il sistema, probabilmente contro un'economia che non riesce più a girare come è girata in passato. Allora, quegli elettori non hanno sbagliato, cerchiamo di dargli un'identità chiara rispetto alla nostra proposta e cerchiamo di riconquistarli, e non pensiamo che sia soltanto un voto populista fine a se stesso, pensiamo invece che qualcosa in passato si è sbagliato, cerchiamo di recuperare, e lo recuperiamo se diamo una discontinuità rispetto anche al governo Rossi, soprattutto di questi ultimi 5 anni. Se noi pensiamo di replicare pedissequamente quello che siamo stati in questi 5 anni, Italia Viva non ha senso in Toscana. Noi vogliamo dare qualcosa di più in discontinuità con il recente passato. Vedremo, tanto saranno mesi impegnativi insomma per quanto riguarda la regione, e per noi divertenti a raccontarli. Grazie mille a Stefano Fabbri e grazie a voi per essere stati con noi. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Telegram termina qui e noi ci vediamo domani. Buona serata a tutti.